Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Elden Ring e dobbiamo completare l'esplorazione dell'abisso tra le radici. Ci rimane una piccola area sulla sinistra rispetto a questo falò che, se siamo fortunati, è solamente appunto una piccola area. Se no probabilmente troveremo un universo tasca che ci farà perdere 7-8 secoli della nostra esistenza per essere esplorato. Però magari, ripeto, siamo fortunati. Ma intanto vediamo di levare dall'equazione questi tizi senza testa con un po' di marcescenza. Niente, oh, sono durissimi, la marcescenza proprio non gliene frega, forse perché sono senza testa e quindi non possono inalarla tutta nel loro corpo, può essere. Una barca. Perfetto, era esattamente quello che volevo fare, brava Iella. Molto meglio. Sono resistenti questi cosi alla marcescenza, per qualche motivo. Pietra da forgiatura 6? Droppano pietra da forgiatura 6 sti cosi? Interessantissimo. Che potenzialmente tu con una folata di fuoco, vedi, li fai potenzialmente fuori. Non del tutto, ma insomma. Aia. Ok. Wow. No. Allora, ragazzi, credo che Messi abbia trovato un punto per farmare un pelino. E credo che la prossima registrazione inizierà con Messi, che avrà 28 miliardi e mezzo di rune. Se questi danno tutte ste pietre, e io ci potenzio l'inferno adesso qua. C'è uno, meno male. Ah no, ok, pensavo fosse un NPC, avevo visto uno a terra qua da parte. Quanti sono, mio Dio, quanti sono? Aspetta. Devo bere anche questo perché mi stanno tirando le frecce. Di nuovo. Ok. Poche fiamme. Meno male che abbiamo Hagel, ragazzi, perché sennò senza di lui sarebbe tutto molto più difficile. Possiamo non avvicinarci troppo al crogiolo, per favore? Grazie. Ok. Runaurea. Con Ballaria. Crogiolo là in fondo, lo lascerei là in fondo. Dimmi che è rimasto ok questo cosetto. Figurati. Bravo. La scelta migliore. L'avrei fatta anch'io. Dove stai correndo? Stai portando alla morte, vero? Lo so io. Vieni qui. Cosetto. Ok. Ora mi giro e c'è l'inferno alle mie spalle. Via, 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 che non abbiamo più su la pustola. No, non voglio essere impalata a morte di nuovo. Va bene. Vabbè, ma sono stupide queste creature. Cioè, uno si impegna pure ad ucciderle, queste si lanciano di sotto, io non lo so. Ma mi stanno tirando frecce o sbaglio? Sentite questo tic incredibile, cioè qualcuno mi sta tirando qualcosa. Adesso me ne accorgerò nel momento più sbagliato, quando mi arriverà una freccia in testa. Ecco, madò, guarda da dove mi sta tirando frecce quello là. Guardalo, come si sta impegnando pure. Ah, fastidio. Ti prego non scivolare, Yel. Non so nemmeno se... No, ma non credo di dover andare qua su, dai. C'è arrivato, vedi? Io l'ho ignorato per troppo tempo, c'è arrivato. Dannazione, lui 89.000 rune! Oh no! Viva gli amuleti della gittata, ragazzi! Morici! Schifoso! Ora, le mie rune, dove sono? Là.
Guarda te, vieni Torento. Dobbiamo andare a recuperare le rune, Torento. Piano, che si scivolava, mi ricordo. Prendiamole e torniamo indietro, per l'amor di Dio, che tanto qua non c'è un percorso, abbiamo scoperto tristemente, ok. Ok, quindi lì non c'è da andare, là non c'è da andare. Qui, da questa parte non c'era niente da fare se non creparci male per colpa di un arciere ai chilometri da me. Ok. Se io faccio così... Ah, l'arciere ha pure droppato, guarda, titanite grossa, che così se crepavo... No, ok. Qui c'era della titanite grossa, vedi? Poi non si chiama titanite, pietra della forgiatura, ma dettagli. Io adesso come torno indietro, però? Questa è una domanda che un po' mi sorge. Temo facendo la funambola. Ha funzionato, vedi? Bravo, Torento! E qua? Perché farmi venire qua su, scusami? Mi posso lanciare sul mausoleo senza ucciderlo? Qua torniamo indietro. Però qua non c'è nulla. Dite che lo posso fare? Morirò, probabilmente sì. Proviamo. Oh, si può. Però non posso aprirlo, no! Tristezza. Però anche qua ci sono sti cosi. Ehi, ehi. Chissà se funziona anche così. Ma chi lo sa. Siamo stati là sopra? Non credo, non mi ricordo, non credo. Però se li uccido... No, allora, aspetta, se lo uccido probabilmente però mi spariscono quelli. Ah, non ci ho pensato, sta scendendo. Dannazione. Probabilmente mi spariscono quelli adesso. Non ne sono sicura, ma temo che sparisca. Eh sì, porca miseria, sono stupida. Ah, niente, il mio luogo da farming di pietra da forgiatura di livello 6 è già sparito. Mi ero scordata che erano legati a questa cosa. Dannazione. Dannazione. Allora, qui potremmo doppiare... Ah, pure Godric. Ah, ma quindi anche se le uso posso duplicarle. Non devo per forza tenermele nell'inventario. Allora. Che problema c'è? Ma posso usare tutto quello che mi pare, allora. Perché io tipo quella di Godric adesso non ce l'ho. Cioè, ho solo questa. Ma allora... Credevo di doverla avere nell'inventario per duplicarla, invece no. Che due coglioni! Niente. Ovvio, cioè voglio dire, ovvio, no? È un orso runico, cioè abbiamo battuto l'inferno, poi arriva quella roba lì e ci brucia, cioè voglio dire, è un orso runico, cioè la boss fight finale. Noi a fine del gioco troveremo un orso runico che ci fa le chiappe a strisce. Guarda te, è pure tutto incastrato nel pavimento, giustamente, perché voglio dire, why not? Ma dai, ero dietro, ma non dire, non dire! Guarda. Ti avveleni pure, per favore. Dai, ti sei avvelenato anche un po'. Me lo fai questo piacere? Guarda, mi fa la presa dal muro, eh? Vabbè, guarda il danno.
dire, why not? Stupida io che ho provato a mettere dei buff, giusto? Muori! Cioè non è possibile, cioè io ho tirato la marcescenza, il veleno, il sanguinamento, ho bevuto il balsamo, mi sono baffata con la fiamma di fuoco e nonostante tutto ho rischiato la morte ogni 30 secondi. È incredibile, cioè è peggio delle boss fight sta geggio qua, è incredibile. Torrent, Miyazaki, che cacchio pensava quando creava sto robo? A come mettercela in quel posto probabilmente, a quello pensava. Santa pazienza sti orsi maledetti. Ma lì c'è un oggetto. Allora aspetta, lì c'è un oggetto che probabilmente si raggiunge da qua. Sei molto calmo tu, che io devo andare per di qua adesso, scusami, eh. Vai. Temo di aver fatto un errore, avrei dovuto uccidere, però posso farlo così, aspetta. Posso raggiungerlo così, questo poveretto. Sembrano quasi dei bimbi, in realtà. Bello questo moveset! Allora, vogliamo parlare di quest'arma, best arma del gioco Eva, io ve lo dico. Me ne frega niente se non fa il danno di altre armi, questa è la best arma del gioco Eva. Fine. L'ho deciso io, va bene? Bastone del principe del nano. Chiede 18 intelligenza e 18 fede. Scala intelligenza fede. Bastone decorato con ambra corrotta. Sembra sia una parte del principe della morte. Potenzia le stregonerie di morte, ovviamente. Uno dei bastoni giudicati eretici dall'Accademia per la sua capacità di potenziare le stregonerie in base alla fede, oltre che all'intelligenza. Dimmi che non ha un occhio sopra, no? Non ha un occhio sopra. Strano, per essere un bastone del principe della morte me lo aspettavo più putrescente e orribile, ma va bene. Vabbè, abbiamo due livelli forse, no? Quasi, abbiamo due livelli quasi. Va bene, dai, andiamo qui, 48 e poi andremo 49. Anzi, quasi quasi spreco qualche oggettino per arrivarci. Tanto manca veramente poco. Magari bastano. Sì. 49 a forza, 307 di danno. Va bene, dai. Appena troviamo un'arma che mi piace, che scala un po' arcano, ragazzi, andiamo da Renala e facciamo build del sangue fortissimo. Per ora questa lama mi sta piacendo veramente tanto. Peccato che non riesco a sfruttarla bene nelle boss fight e va a finire che ricado sempre sugli spadoni. Però mi sta piacendo veramente un sacco questa lama al momento. Adesso si scopre che il destino di Rani era esattamente dietro a quella geggio lì. Scommettete? Io continuo a sentirmi camminare alle spalle, mio Dio, ma perché? Silura! Questa è una boss fight! Ok. Wow, au! Ma porca miseria! Non conosco ancora bene il moveset di staggeggio, nonostante ne abbia già battuto uno. Non ce l'ho ben chiarissimo. Puoi cadere per favore, grazie. Tre ore che cerco di buttarti giù, porca miseria. Vola.
No. Cacchio, è vero! Che è diverso, non fa il volo come l'altro che lo fa più lungo. Dannazione a me. Ok. È un volo diverso il suo. Esatto. Stare attenta. Cos'è sta roba? No, gioco! Ok. L'avrei dovuto, lo so. Ma niente. Ma ascoltami, io come dovrei combattere però stageggio se mi fai così? Quella è una presa, probabilmente bisogna stare molto attenti. Io non la sto schivando mai. Sto rischiando di farmi colpire fortissimo da quella cosa lì. Ah, ok. Stiamo schivando a culo quella che probabilmente è una presa di morti, ve lo dico. Ok. Nemico potente, oddio, l'avevo battuto 20 secondi fa, una roba simile, cioè... Albero di Siluria. Siluria. Albero di Siluria, arma di uno dei due membri più celebrati dei Cavalieri del Crogiolo. La forma primordiale dell'albero madre è affine per natura alla vita stessa. E questa lancia, forgiata nel suo crogiolo, è pervasa da un'antica essenza sacra. Abilità unica, dolore di Siluria, la trivellata. Sì. La forma primordiale dell'albero madre... E se fosse l'albero madre l'alieno caduto dal cielo? Cioè, oddio, lo chiamo alieno, ma sappiamo che la volontà superiore ha inviato sulla Terra una meteore contenente una creatura, qualcosa. E se fosse il seme dell'albero madre, questo qualcosa? È perché è legato tra di loro all'aureo, tra virgolette, cioè l'ordine aureo... Ah, vabbè, le due dita che interpretano la volontà superiore, ma poi non c'è tanto, c'è l'albero madre e c'è Marika. Quindi deve essere uno di questi due. A meno che non ci sia una terza entità che noi non conosciamo. Non mi fido mai, ok. Armatura del crogiolo. Elmo dei Cavalieri del Crogiolo, che servivano Godfrey, il primo lord ancestrale. L'ornamento a grande albero è il simbolo del cavaliere Siluria e dei suoi uomini. Al suo interno scorre l'energia vitale del crogiolo, la forma primordiale dell'albero madre. Potenzia gli incantesimi della forma del crogiolo. Quindi la forma primordiale dell'albero madre aveva queste corna, che non fuoriescono dalla testa del guerriero dentro, ma sono sull'elmo. Erano proprio ornamentali così. Qua c'è un passaggio di quest'albero che ci sfugge. Quest'albero non era così in origine, forse. Meno male che non ho preso quel salto, perché sarei caduta dritta dritta in una boss fight. Cioè, ma è il salto più maledetto che ci sia questo. Scusami, eh. Lo sapevo che ci doveva essere un oggetto. Non volare giù, ti prego. Chiave di pietra. Ok. Ok, teoricamente quindi abbiamo finito quest'area. Anche se... mi puzza un pochino perché non ho trovato nessuna parete invisibile, quindi probabilmente me ne sarò perso un sacco in giro. Voi scrivete sempre tutto, mi raccomando. Però per il momento penso di aver finito. Mi rimane la bara, il teletrasporto e Fia. Fia, cosa faccio con te, Fia, maledizione? Il video di oggi termina qui e scoprirete il destino di Fia nel prossimo episodio. L'avremo uccisa a sangue freddo o ci saremo fatti stringere da lei, dannando per sempre l'anima di Yella? Chi lo sa, chi lo sa? Io in realtà lo so, ma voi no, e quindi lo scoprirete nel prossimo episodio. Per oggi ci fermiamo qui. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.